ascoltate. Depo a può dare su mezzo de sassendas mias a sos poveros. E si apo fraudato a caricuno la può adorare a battor bortor tanto. Ecco, bravo, va bene così, okay. Grazie. Allora, ci troviamo intanto a Porto Torres, e questo è lo studio di Radio Vita Nuova. Uno studio che in questi giorni... In Puerto Torres, in the studios of Radio Vita Nuova, we are completing the dubbing in Sardinian of two films, Jesus and Magdalene. It is a project that was created by an American foundation, the Jesus Film Project International, which began in 1979 and has already dubbed the Jesus film in more than 1,330 languages. Il progetto del film Jesus e di Maddalena si sposano benissimo con quelli che sono gli obiettivi che noi abbiamo come radio. Radio Vita Nuova è una radio comunitaria che fa capo alle chiese evangeliche dei fratelli che sono dell'isola, e che ha come obiettivo quello appunto della proclamazione della parola di Dio. Noi abbiamo l'intento come chiesa che questo film ci servirà per evangelizzare le piazze delle città limitrofe a Porto Torres, e quindi lo sentiamo molto nostro e di conseguenza sono felice. Allora, il progetto non è soltanto portato avanti dallo staff che si trova qua, ma è seguito molto da vicino dalla chiesa locale. E sono venuti con entusiasmo proprio per partecipare attivamente al progetto, perché sentono questo progetto e vogliono portarlo avanti nel modo migliore. Io ho parlato con una mia amica, per esempio, di questo progetto, e lei mi ha detto: mi raccomando, fammi sapere quando lo fate, perché è il sardo. Le frasi che dovevo ripetere erano frasi molto dure, molto... che mi hanno toccato, e però nello stesso tempo sento sempre di ringraziare proprio il Signore che io non faccio più parte di quella folla che inveiva contro di Lui e quindi chiedeva la sua morte, ma grazie a Dio faccio parte di una folla che lo loda continuamente, lo ringrazia e che spera continuamente veramente di rivederlo, di poter veramente un giorno poter vivere eternamente con Lui nella gloria. The preparation work has been long and complex. The dialogues in Sardinian were subjected to strict scrutiny by a team of scholars led by Luigi De Tori, one of the leading translators of the new revised edition of the Bible. Il nostro obiettivo è stato quello di riprodurre negli ascoltatori quelle stesse emozioni di solennità o di rispetto verso la parola di Dio che gli autori dei Vangeli volevano realizzare per i lettori della loro epoca. Bisogna correggere questa parola. Sì, perché dicono di, invece devono dire come. Non la di esplosiva, la di italiana, devono dire... senti, come lo diciamo perché, noi. Stefano, mi senti? Dovresti mettere la punta della lingua lontano dalla dentizione superiore, mm-hmm. verso, e poi schiacciare la lingua sul palato, e così viene bene, minore du, non minore du. La lingua sarda è una lingua molto antica, ma anche molto meno ricca, meno specialistica di una lingua come l'italiano, il francese, queste lingue moderne. E quindi una certa difficoltà c'è, però ci viene in soccorso il latino, perché si parla una lingua, la lingua neolatina, che è più vicina al latino. Così faccio un esempio, per esempio il termine rendere, come posso dire, il concepimento, quando si parla di Maria, del suo concepimento, c'è la parola Zimprinzu de Maria, e noi abbiamo dovuto cambiarla e abbiamo fatto ricorso diciamo alle assonanze, a quei sinonimi che ancora esistono in lingua sarda e che sono del tutto vicini al latino, e abbiamo usato la parola concepimento, ovvero concepimento. Aposidio, mi dai a buffare? Tu sei un nome ebreo, io sono una femmina samaritana. Narami, come ti puoi spedire a buffare a me?
Si tu conosci il suo dono di Deus, e ischire chi è che ti pendente a buffare, della este pedito tua. E su ti ha rapito da babia. Signore, tu e non ha nuda prompire, e su puzza è sprofondo, dai noi di alla resabbaia. Non credo sia mai stato fatto un doppiaggio in Sardegna, non mi risulta, e poi di un film così importante, così significativo per i cristiani, ma anche per l'umanità intera. Papà, canta il bella sopra che Deus pinta pro su mondo garasero. Parallel to the dubbing of Jesus, they were also working on the Magdalene film. The actress who gives her own voice to the role of Mary Magdalene is a passionate advocate of the importance of the Sardinian language. Una lingua è una fetta del mondo. In una lingua diversa dico cose che non posso dire in altre lingue. Per esempio, il fatto che io possa dire in sardo, parlando di Dio, Babbu Mannu, non è come dire Dio e basta, è dire qualche cosa di più, è dire mio padre grande, il grande padre. La religione è un veicolo straordinario per la lingua. Non è un caso che Lutero abbia fatto per prima cosa la traduzione della Bibbia in tedesco. E siccome Dio desidera arrivare al cuore degli uomini, quale linguaggio migliore se non quello con cui le persone parlano? Le lingue sono un ostacolo nella comunicazione, perciò quando noi parliamo con la lingua che l'altro comprende nel modo migliore, in questo caso noi arriviamo più facilmente al suo cuore. And here we have a group of women, members of the Evangelical Brethren Church in Porto Torres. They are attending a preparative meeting with some good friends in view of the showing of the Jesus film and the Magdalene film in the streets of northern Sardinia. Agape Italia staff Elfrida Tayon Di Revel shares how the Magdalene film has been an excellent resource for reaching out to women who are in situations of suffering, struggle, or oppression, with the powerful message of God's love and forgiveness. The women of the church were touched and challenged by the parts of the film that were shown and had their eyes open to the needs that are surrounding them. Their first assignment is to write a list of names of women in need that they know and plan to invite them to a film showing or a special event created for them. And coming this summer, Jesus and Magdalene and Sardinian will be shown in piazzas and open spaces in central and northern Sardinia.